Li abbiamo visti brillare letteralmente nelle uscite stagionali, hanno dominato tutte le gare appunto del Gran Premio Italia in cui si sono resi protagonisti e oggi cercano l'ultimo sigillo. Sì, infatti non hanno avuto rivali in questa stagione, diciamo che è la coppia più matura del circuito junior. Partono con il set di Tweezle. Molto bene. Partenza per la danza cosiddetta obbligatoria. Del tea time. Questa è una delle regole obbligatorie che l'ISU ha imposto per le categorie junior della danza. E bravi anche Carolina e Michael, che confermano una volta di più appunto tutta la loro maturità sul ghiaccio. Assolutamente, Carolina e Michael, tra l'altro era in questa stagione, se tutto fosse andato come doveva, erano già nella categoria senior. L'ISU, dato la problematica della pandemia, ha fatto che le coppie junior potessero rimanere un anno in più proprio per questa problematica, e Carolina e Michael ne hanno usufruito. Assolutamente sì, grandi vittorie, grandi successi. C'è anche la curiosità invece per rivedere dalla prossima stagione il loro impatto con la categoria. Con la categoria senior, esatto. Intanto rivediamo appunto anche le immagini della loro rhythm dance. Molto maturi, molto morbidi, tutto molto naturale, sotto controllo, senza grandi problemi, veramente bravi. Loro che sono anche la coppia più esperta del contesto giovanile, assolutamente sì, infatti linee molto belle, quelle di Carolina e Michael, sempre, come hanno contraddistinto tra l'altro tutte le uscite, come detto, anche loro tesserati per Ace Lab, anche loro si allenano al Forum di Assago, sono insieme dal 2016, quindi una coppia anche matura in questo senso. Sì, loro si allenano con Barbara Fusarpoli e Roberto Pellizzola.
molto unisono, molto bravi. Sì, legittimo pensare che vogliono appunto chiudere il cerchio di questa stagione, di questo circuito nazionale, andando a prendersi il primo posto, così come è accaduto nelle due tappe che li hanno visti i protagonisti sin qui. Esatto, anche perché concludendo quest'anno sono stati cancellati. E infatti primo posto provvisorio per Caroline Michael con 61.32 punti. Quindi anche loro al Kiss&Cry accolgono questo punteggio, che appunto li vede un po' delusi, soprattutto Michael.